Sono molti i critici d'architettura che sostengono che i musei realizzati dagli Archistar siano pessimi, pessimi almeno dal punto di vista degli artisti. Sostengono che il museo Maxi di Roma, realizzato da Zaha Hadid, non funzioni perché ha spazi troppo grandi e che creano disorientamento. Sostengono gli stessi critici che il museo di Bilbao, realizzato da Gehry, sia disorientante perché ha spazi curvi e perché poi ha un'architettura che prende il sopravvento rispetto alle opere che vengono esposte, e così via su altri musei realizzati recentemente. Sostengono questi stessi critici che un tempo i musei erano migliori. In realtà questo è vero fino a un certo punto. Se noi prendiamo le opere di Wright e di Le Corbusier, vediamo che questi musei non erano così semplici affatto e chiedevano all'artista di rispondere alla sfida lanciata dall'architettura. Il museo Wright a New York aveva le pareti inclinate, aveva altezze troppo basse e altre troppo alte. I musei progettati dalle Corbusier avevano una forma addirittura di labirinto. L'artista doveva rispondere alla sfida lanciata dallo spazio architettonico con una sfida di segno opposto e ancora più energica e contraria. In realtà, se noi non vogliamo che i musei siano semplicemente delle scatole bianche, dei contenitori amorfi, dobbiamo accettare che avvenga questo scontro tra l'architetto e l'artista. Un buon museo costringe l'artista a trovare una strategia ad hoc e a rispondere con un'opera d'arte che abbia temperamento, che abbia qualità. In un cattivo museo qualsiasi opera va bene, ma noi cosa vogliamo? Che nei musei vengano esposte opere straordinarie o qualsiasi opera? Se vogliamo che vengano esposte opere straordinarie, dobbiamo pensare che anche i musei siano straordinari. Big wave. Do you feel like it melts right into the context? Oh yeah. Like even though Venice is old and this bridge is new and... I didn't know this bridge. L'estetica proprio... Non vedi niente di veneziano. Si inserisce bene nella città. Io poi ho detto che effettivamente il testa ci vuole ancora. Si era parlato del vetro, dico questo. Dico fatalità, se si rompe andiamo a finire a mare. Penso che dà quella tonalità sul verde, per cui è intonato anche con il cielo. Vorrei sintonia, ovviamente, con la città, senza contare poi poi come è fatta sotto, insomma, tutta così ricamata, diciamo, la, modernamente. It's a beautiful bridge, don't get me wrong, but stone bridges or brick bridges, that's the way Venice has its name for it. It has to be a modern with ancient... Yeah, it has to be a modern bridge, because there are so many people. Secondo me si inserisce bene nel contesto di Venice. È una meraviglia. The dolphins, the way you look at dolphins, the way you swim. I'm a runner,
up Steep Steep Hill. Nuova capitale dell'arte e dell'architettura del XXI secolo. Macro, macro testaccio, maxi, il futuro dell'arte è qua. Le arti visive si confrontano con le forme plastiche delle architetture contemporanee. Come sono cambiati i luoghi di esposizione d'arte? Se il museo nel Novecento esaltava con la sua imponenza il distacco con l'opera d'arte, oggi opere e musei si fondono, generando spazi complessi e diversamente fruibili. Ecco alcuni esempi a confronto. Gnam, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Palazzo delle Esposizioni, edificio neoclassico, progettato da Piacentini. Maxi, Museo delle Arti del XXI secolo. Arte o architettura? Chi è la prima donna? De Mogo. Iniziali di Davide Marchi. Alberto Mottola. Simone Gobbo. Lo studio di recente nascita rientra nel club degli Young Italian Architects, saliti alla ribalta grazie all'impegno in concorsi internazionali. La loro fama è dovuta alla vincita dell'Europan 10 in Belgio, sull'onda del quale hanno conquistato la fiducia di committenti sia privati che pubblici, scuole, policomunali e case per privati, ma anche masterplan a riqualificazioni urbane e arredi interni, architettura, urbanistica e design. Dal produttivo nord-est, uno studio con un approccio integrale a 360 gradi al fare progettuale. I'm
Architettura e potere, come i ricchi e i potenti hanno dato forma al mondo. Di Dejan Sadic, edizioni La Terza, 2011. Avvincente come un bestseller per Sir Norman Foster, il nuovo libro di Dejan Sadic parla della relazione tra architettura e potere lungo il XX secolo. Il libro ci svela come in ogni cultura, per poter vedere realizzate le proprie creazioni, gli architetti abbiano dovuto stabilire un rapporto con i ricchi e i potenti. Un libro essenziale per chi ha a cuore il mondo attorno a sé. Playscape di Alberto Iacovoni e Davide Rapp, edizioni Libria, Melfi, 2011. Il libro nasce dalla collaborazione tra il fumettista Davide Rapp, Alberto Iacovoni, fondatore e socio dello studio MA0, e la sceneggiatrice Maria Lucia Palumbo. Il testo è il frutto della ricerca e della pratica professionale dello studio ed è diviso in 6 nuclei tematici: Space Fiction, Playscape, Allentamento, Interazione, Processo e Spazio come res pubblica. In un paesaggio dove è il tempo a dare senso allo spazio, l'architettura si fa narrazione, indissolubilmente legata alle vicende di chi la abita. Dai virus della mediocrità, dai dogmi, dalle televisioni, dalle bugie dei debiti.